che possiamo, dobbiamo, vogliamo farci dentro chi fa che cosa che è tutto noi. Il Comune di Belluno non ha terminato la sua ricognizione dell'immobile, ma questo non impedisce né il fatto che già conosciamo alcune realtà che potrebbero magari prestarsi, da un lato. Dall'altro non impedisce ovviamente che vengano fatte delle proposte. Aggiungo, non ci sono soltanto gli spazi pubblici, ci sono anche tanti spazi privati che oggi sono in completa dismissione e che hanno necessità di recupero. Come si può dire, anche come collettività, perché sono semplicemente un peso, un consumo inutile del territorio, quindi c'è un po' di tutto, per cui non è escluso che qualcuno possa fare una proposta e dire noi abbiamo visto però anche questo. Parlo per fare un esempio della fabbrica abbandonata giù al ponte Sarajevo, no? Non è l'ex Barbina, è l'altro. No, l'ex Barbina, è quello d'uccio. Ma è per fare un esempio a caso di una cosa, quella lì rimarrà là per i prossimi 35 anni, va bene? Ecco, quindi è... Allora, può esserci anche... l'ho citata per questo perché tutti ce l'abbiamo ben presente. Io mi sono informato di recente apposta per sapere, e là è una cosa che... Cioè, o arriva uno e dice dai dammi le chiavi che faccio io qualcosa, o se no là non c'è niente da fare, insomma. Questo era solo per fare un esempio, quindi individuazione di alcune strutture, primo. Secondo, io adesso parlerò anche con all'interno del comune per cercare di mettere in piedi un po', come si può dire, un po' un'idea un po' più articolata, insomma un po' più precisa. Fatemi concludere febbraio, in modo tale che così almeno su questo sono via un po' più. Ma non si è andato bene, entro febbraio almeno discutere di questo internamente è una cosa che dovrei poter aver già fatto, insomma. Vediamo a che punto sono con la condizione di immobili, in modo tale che abbiamo già le risultanze, non è che dobbiamo aspettare una cosa che finiscano tutto, possiamo anche lavorare intanto con quello che abbiamo, poi se troviamo qualcosa di migliorativo vediamo di questo. Possiamo rincontrarci quindi a marzo per fare un po' il punto, magari la prossima volta vengo con qualche tecnico, in modo tale che abbiamo qualche idea un po' più precisa, insomma, anche la dislocazione locale e quant'altro, anche perché poi dopo dovremo andare a vedere, fare sopralluoghi, immaginare. Bisognerà partire dal lato economico, ma è ovvio, non lo dico tanto per il comune, ma per chi comunque si va a imbarcare comunque in un'operazione, è evidente che quindi c'è prima la valutazione economica che è la più complicata di tutti. Apro una parentesi. Io so che sto passando, e mi dispiace molto questo, per essere il maniaco tecnicista delle questioni economiche, perché questo è quello che risulta all'esterno. Per la verità non sono neanche un appassionato di questioni economiche, burocratiche, eccetera, però, perché questo lo si deve sapere, perché è una cosa che non interessa e quindi non viene mai pubblicata sui giornali, ma la verità è che la mancanza di rigore rispetto a queste cose, quando tra l'altro era ancora più facile perché non c'erano norme così secche come adesso, è quello che ha portato il Comune di Belluno oggi sull'orlo del baratro dal punto di vista economico. Il Comune di Belluno oggi sta pagando centinaia di migliaia di euro di danno all'erario per una serie di operazioni fatte con leggerezza in passato, e questo ha comportato il decremento dell'incentivazione ai dipendenti di cui ci stanno rimettendo loro e il drenaggio di alcune centinaia di migliaia di euro di soldi che oggi sono tolti a cultura, servizi, forse dobbiamo appaltare all'esterno la sezione Emilio e Lerego, perché non possiamo assumere perché i soldi per le assunzioni le stiamo restituendo all'erario, quindi probabilmente dobbiamo appaltare a privati un servizio che funzionava alla grande, che non possiamo sostituire. Non si possono più fare. Come perché... privati cittadini, fate il mutuo, ci sono le forme. Non si possono fare perché abbiamo sforato il patto di stabilità del 2009. Allora, ecco da dove nasce questa mania di rimettere a posto tutto, perché non è tanto per me, perché a me non è che mi cambi poi tanto, perché possiamo sforare, possiamo anche stare leggerini e fare le cose con superficialità, sappiamo che chi arriverà dopo si troverà
nel disastro più totale. È questo che mi induce a essere rigoroso in tutto. E abbiamo 17 procedimenti della Procura della Corte dei Conti aperti, su 15 dei quali ci stanno chiedendo indietro i soldi e stiamo partendo con il recupero dei soldi, compresi i dipendenti. Quindi questa è la situazione. Allora, aggiungere casini a questa situazione mi sembra veramente un qualcosa che sarebbe in spregio alla città e ai cittadini. Ecco perché sono così maniaco su queste cose che sto facendo sistemare tutte. Tutti i contratti che c'erano nelle strutture sono scaduti a partire dal 2005, non ce n'è uno di rinnovato e oggi la Corte dei Conti chiede indietro i soldi di tutti i contratti, sono 147, perché nessuno si era mai premurato di rinnovarli. Cioè, questa è la situazione. Ecco perché stiamo facendo questo e non altro. A me mi dispiace, perché non è fare il sindaco, sarebbe bello andare in giro e dire ho costruito, ho fatto una rotonda, la strada, il coso, abbiamo rifatto la casa dei beni comuni, e invece se no magari abbiamo fatto un contratto, sistemato questo, non è bello, però va fatto. Ecco, quindi, però non mi piace passare per il maniaco dei numeri, non è questo assolutamente, finirà anche questa fase di sistemazione, quando abbiamo le fondamenta poi dopo si costruisce. Insomma. Comunque grazie per la serata e ci vediamo a marzo. No, posso avere qualcosa da dire? No, ma secco. Adesso mi chiedo la risposta a tutte le domande. Hai detto fine febbraio, quindi febbraio, fatemi fare a me febbraio no, adesso, le mie riflessioni. Senti, a cui ci rivolto nuovamente allo spazio di lavoro. Dicevi che avevate pensato qualcosa per l'infanzia, adesso non so. È un'ipotesi, non è una cosa. Io continuo a insistere perché con lo spazio per 4 mesi da quando troverai appunto a capo di questa promozione arriva il giorno. È uno spazio in centro, è uno spazio strutturato, uno spazio che si può abitare subito in qualche modo. Noi, come hai ben capito, la Casa dei Beni Comuni ha la necessità di allargarsi, quindi abbiamo anche la necessità di incontrarci e di trovarci nello spazio. Mi viene in mente, prima quando parlavi del sostegno all'infanzia, mi viene in mente che fra un po' le gabelli saranno anche le vecchie gabelli saranno anche riutilizzabili, chissà quando. Di quelle appena costruite. La palestra, io vedo come sono glorificato perché rimettiamo la palestra, manca. Non ci vorranno decenni, spero, mi auguro, insomma. Sì. Io non inaugurerò mai. Quello spazio là ha caratteristiche che noi riteniamo importanti, nel senso che pensare di andare a Levico piuttosto che a Orzes, piuttosto che da altre parti, per il progetto che abbiamo in mente noi sarebbe un po' come rilocalizzarlo, portarlo dove non è fruibile. Penso ai ragazzi che non hanno patente, penso. Quello spazio là ha già la sala prove, che comunque è forse l'unica cosa buona dell'amministrazione precedente, no? Perché è rimasta. È in centro, è facilmente raggiungibile, ha parcheggio, io chiaramente sono di parte perché sono più propria, per me è comodissima. Per la festa di Marangoni, quella di più, volevo dire, sono tutto molto logistico. Quindi io continuo effettivamente a insistere là. Come diceva prima Nico, ci possono essere svariate forme di gestione. Tu dicevi le convenzioni non si possono più fare, ok, non si possono più fare. Ma magari effettivamente possiamo andare a vedere quello che diceva Gino, se all'interno di quella cosa lì, cioè se quella cosa lì fosse ancora attuabile per un'amministrazione che è venuta successivamente dopo, perché no? Nel senso, se c'è, anche, cioè, tu parli anche di bando di gara, ma nel bando di gara trovi, ci sarà anche il rischio, io lo vedo come un rischio perché non mi fa piacere, che ci sia un ente privato che decide. Certo, questa è la difficoltà che mettevo. Un ente privato fa una cosa del genere con la logica del profitto, non con la logica della comunità. E quindi sarebbe veramente un perdere un ulteriore spazio, io mi auguro che non si arrivi a questo. Cioè, pensiamo, come diceva Nico, mettiamo un tavolo tecnico, cerchiamo gli escamotaggi. Ci sono stati, perché credimi che anche in altre strutture gli escamotaggi li hanno trovati. I giornalisti non ce ne sono, si può anche dire, insomma, che quando vuoi dare un posto a qualcuno in qualche modo ci si riesce. Quindi quello che chiediamo noi è veramente di pensarci su ancora una volta quello spazio. È vero, il nostro progetto potrebbe essere declinabile in qualsiasi altro posto. Pensiamo alle caserme, pensiamo ad altre cose, ma come dici tu, mancano i fondi. Quello è bello che è costruito. È pronto, ci si possono fare degli interventi, dei piccoli interventi come la rampa per disabili, e quelle cose sono cose che possiamo fare benissimo noi da soli. Possiamo mettere, non so, pensare all'impianto del fotovoltaico, pian piano a rimetterlo con un passo alla volta a norma, più a norma di quello che è già, perché se ci fanno dentro delle cose effettivamente quel posto è a norma. Come
pensiamo su un po' di Bello. Guido e poi replica del velocemente per non intervenire. Se volete in chiunque voglio lasciare il nome alla signorina dei capelli rossastri. Chloe. Molto velocemente, volevo sapere chi fa, cioè qual è quale ufficio è con quali risorse state facendo più o meno la ricognizione? In due parole, proprio capire un attimo chi sono le persone e come lo fanno. Cioè, non so se mi sono spiegato, cioè che ufficio e come lo fa. Perché secondo me mi è piaciuto l'intervento di prima sul fatto dacci qualcosa da fare. Sì. Secondo me la più forte domanda questa sera qui, la più forte è il progetto e quello che ne è venuto fuori, però è partiamo con un qualcosa che va in questa direzione. L'urgenza, nel momento in cui muovi le persone, le energie, i sogni, ok, e tutto quanto, è l'urgenza di dire partiamo con un tavolo, appunto, con un qualcosa sul quale lavorare insieme, per dare subito, iniziare subito un percorso. Quello che io ti chiederei, Jacopo, è proprio di individuare, all'interno di tutto il discorso che hai fatto, comprendo le problematiche, molto bene le problematiche che hai detto, però comprendo anche il fatto che secondo me c'è bisogno di un primo punto d'incontro. Prima l'urgenza, che almeno io ho avverto in alcuni interventi, è questa, quella di dire benissimo, la situazione è reciproca, l'abbiamo capita, immagino hai delle domande che ti sei segnato sulle quali devi dare risposte, quello che ha detto adesso Cinzia, eccetera, però secondo me la cosa urgente è proprio dire iniziamo un percorso su un qualcosa di piccolo, anche molto piccolo, ma concreto, che può essere per esempio, appunto, io parlo degli spazi. Noi andiamo in giro, ma non è che tutti noi sanno quanti spazi ci sono a Belluno. Se chi viene a Cavazzano fa la stessa strada, chi da Castione fa sempre la stessa strada, faccio per dire. Invece magari vi sono delle cose che già sono emerse, che non vuol dire darle in pasto alla stampa, vuol dire semplicemente dire a noi, a un gruppo, a due responsabili che vengono, non so, faccio per dire, però avere un punto, il mio discorso è più che altro avere un punto di partenza dove possa iniziare questo percorso. E non sempre da un sì, abbastanza, questo secondo me è piccolo ma veloce. Con un intervento a Donatella e poi la replica di Silvia. Allora, io sono qua anche perché sono simpatizzanti del VIP, ormai li conosco da anni, ho partecipato più volte alle loro assemblee qualche volta, insomma anche soprattutto per l'acqua. Sono socia di Belluno Donna. Io adesso sinceramente si sentiva parlare di spazi e quindi volevo un attimo capire, ecco, se c'era uno spazio anche per noi per poter fare rientra tra i beni comuni, perché Belluno Donna tratta appunto il problema contro la violenza delle donne. E io so che Belluno, essendo cittadina bellunese, vorrei avere anche non solo ponte come riferimento, ma anche uno spazio all'interno del comune di Belluno. Tutto qua. Siccome si parlava di spazi gestiti, io ho detto, è giusto che lo chieda esplicitamente, visto che ho l'opportunità di questo spazio. Parlare di un mondo di associazioni, di una miriade di associazioni, sì. Questo progetto è proprio una cosa che ha volontà di andare oltre l'idea di strumenti di associazioni per coordinare delle cose diverse, credo. Sì. Le varie associazioni con il sindaco. Beh, o comunque sì, non ho ben capito, infatti non ho okay. Ben capito se per fare domanda di uno spazio, al di là, scusate se vi porto via lo spazio a voi, come vi però non ho capito che bisogna fare una domanda, cioè nel senso che io ho bisogno di una stretta da parte del... Ovviamente, la risposta strutturata, ci sono alcune cose per cui questa è molto tecnica, però sì. Nel corso del tavolo non perdiamolo. No, allora non perdiamo quello che è. Ma giustamente, perché sennò poi dopo parliamo, si perde il punto di vista pratico. No, allora, qualunque associazione può fare domanda dicendo io faccio questa attività e avrei bisogno di uno spazio dove fare l'attività, sostanzialmente. Detto questo, ci sono una miriade di domande, perché Belluno non si è nel corso del tempo organizzata. Non si è nel corso del tempo organizzata in modo tale da dare nel corso degli anni spazio per tutti, quindi oggi siamo all'anno zero o poco più. Allora c'è questa situazione in cui abbiamo degli elenchi di domande dove fai fatica
cioè non è che poi dopo dici ho trovato lo spazio per la strada associazione, sono centinaia di domande, quindi è molto difficile perché poi dopo si perdono nel corso del tempo anche le necessità, cioè uno ha bisogno di una stanza, ha bisogno di una stanza, ha bisogno di una casella postale, c'è bisogno di, cioè sono tanti, si trovano una volta al mese o tutti i giorni, perché questo cambia. Allora, detto questo, quello che stiamo riuscendo a fare è quando più associazioni si mettono insieme tra di loro, ok, e vengono a noi e dicono: guardate, siamo l'associazione Tizio, Caio, Sempronio, questa e quest'altra, ci piacerebbe avere una sede, secondo noi potrebbe essere quell'edificio lì dove sappiamo che ci sono queste stanze, eccetera, ce lo gestiremo noi, troveremo noi, e si cerca la formula per cercare di farli andare dentro. Faccio un esempio pratico, è un esempio tanto per fare un esempio, qui invece non è recupero di spazio, è costruzione di uno spazio. A Sopra Croda c'è stata una signora che ha donato, diciamo, un'eredità, insomma, un prato perché il comune lo utilizzasse per cose di tipo pubblico, per uno spazio di aggregazione. È stata fatta tutta la procedura, adesso è diventato un spazio pubblico ufficiale e ufficialmente, e adesso deve essere costruita questa sede, diciamo, un spazio di aggregazione per tutta la frazione, per capirci, il posto dove fanno la festa del paese, dove fanno le riunioni, dove fanno la sala, il sindaco che va a parlare con gli abitanti, lo puoi fare lì e non al bar, qualunque riunione, per qualunque associazione. Si sono messi insieme 6-7 associazioni e hanno detto: adesso noi ci mettiamo alla ricerca di fondi, alla ricerca, facciamo le feste per tirar su i soldi. Sono arrivati gli alpini che fanno la parte strutturale, c'è un elettricista che si è messo a disposizione per fare gli impianti, eccetera, e loro, noi cercheremo di trovare un finanziamento per dargli almeno, stiamo facendo la progettazione, quindi il Comune di Belluno sta facendo risparmiare 30.000 euro in progettazione perché lo fa il Comune di Belluno con i suoi tecnici, quindi mettiamo insieme quello che abbiamo a livello di risorse e si comincia, e speriamo a breve che inizino a fare qualche cosa. Con la prospettiva di cosa? Di sistemare una decina di associazioni, aver dato uno spazio per l'intera frazione. Quindi questa è la modalità, ok? Perché si passa dalla teoria di aver bisogno di spazi e dalla teoria nostra di dover recuperare spazi alla pratica di fare una proposta operativa cercando di recuperarli. Su Belluno Donna, non so se c'è la richiesta ufficiale già di avere spazi. Noi l'altro giorno abbiamo concesso uno degli appartamenti, ecco. Quindi bisogna vedere e trovare una trattativa. Nessuna trattativa. No, state facendo le cose. Lo spazio Borgo Pra. Lo spazio Borgo Pra. Allora, guardate, io non posso rassicurare dicendo certamente allora facciamo a Borgo Pra punto e basta. Posso dire che rivalutiamo se c'è questa rinnovo, diciamo, di richiesta rispetto ad alternative, io me la segno, voglio dire, cioè, quindi ci faccio caso e cerco di verificare se nei tanti incastri possibili c'è un incastro che favorisce questo tipo di soluzione rispetto ad altri tipi di soluzione. Io non ti so dire adesso perché è un incastro di tante cose diverse, quindi tante attività differenti, tante richieste che arrivano su lo spazio giovani. Noi abbiamo tante richieste di tante associazioni anche che vogliono gestire singole cose, quindi è una riflessione un po' complicata da fare perché è abbastanza a 365 gradi. Oggi non ti so dire, però mi sembra come era strutturato 160 gradi, il muro di Belluno ha aggiunto 5 gradi, come essendo stata improntata fino adesso, non so se avete considerato spazio ai giovani, la musica con la sala prove, al discorso del dopo scuola per i ragazzi, mi sembrava che fosse un progetto più simile al bocciodromo che abbiamo visto prima, quindi più attuabile. Pensavo a una linea comune tra quello che è l'idea dell'amministrazione e quello che è la nostra idea di gestire lo spazio. Se chiaramente ci vuoi fare dentro l'asilo nido, è un'altra cosa. Certo. Però magari l'asilo nido o quello che ha a che fare con l'infanzia lo puoi spostare. Questo comunque, ecco, adesso ti dico, siamo in riflessione su questo, noi non abbiamo ancora una linea che viene fuori l'altro giorno, faremo la gara. Non è vero, quando ci hanno chiesto abbiamo detto oggi dovresti fare la gara quasi su tutto, e quindi è probabile che dobbiamo trovare un sistema, o se io voglio dare in il comunato d'uso non si può più fare con i beni pubblici, però se noi vogliamo dare a voi uno spazio dobbiamo trovare la formula facendo un
non si può più dare. Com'è che è stato assegnato il prato di cui parlavi poco fa? Allora, quello è un prato privato che è stato dato al comune, no? Che è stato dato in eredità con il vincolo di destinazione d'uso zona F, che sarebbero le zone lo dico un'altra volta, zona quella comunque diciamo dove ci sono spazi di aggregazione di tipo pubblico. Quindi sostanzialmente il comune ha ricevuto questo bene, ha fatto la variante di tipo urbanistico per trasformarlo da prato ad area edificabile per questo tipo di cose, questo genere qui. Adesso dobbiamo vedere come poter fare un, sarebbe un project financing cosiddetto, cioè dove si mettono insieme il pubblico e il privato per realizzare un'opera o qualche cosa in modo tale che c'è uno che gestisce, uno che mette a disposizione, che conferisce un bene, uno che conferisce una cosa diversa e troviamo la formula. Anche lì stanno studiando gli uffici su come poi dopo imbastirla, perché adesso è diventato, dal primo gennaio è diventato una roba complicatissima dal punto di vista tecnico, tant'è che noi abbiamo dovuto fare l'approvazione, l'abbiamo fatto il 28 dicembre per riuscire a fare le varianti prima che ci potessero essere problemi eccetera eccetera. E qui stanno definendo come farlo. Dal 4 febbraio è ufficialmente uno spazio destinato al pubblico, quindi dal 4 febbraio sono scaduti i termini, quindi è diventato ufficialmente uno spazio diciamo al pubblico, e adesso dobbiamo fare la seconda fase, che è quello di metterci insieme e trovare una soluzione, un po' come dobbiamo fare qua. Una convenzione, non chiamiamola, è una convenzione, esatto, che adesso non può essere più gratuita, non può essere per il comune, non può essere onerosa, non può essere gratuita, non può essere una serie di paletti pazzeschi, il comune non può più dare i contributi, il comune non può dare comodato d'uso dei beni, perché adesso c'è la normativa sulla valorizzazione del patrimonio, come se poi tu metti sul mercato tutti comprano, che è una cosa folle, perché tu, noi abbiamo sul mercato una marea di immobili che sono assolutamente invendibili, perché anche perché il mercato tra l'altro è fermo, comunque di fatto ti impediscono poi dopo di valorizzarlo come ti piace, come vuoi, e quindi creano notevoli problemi da questo punto di vista qui. Poi ripeto, tutto è in qualche modo perfettibile, aggirabile, si troverà un qualcuno ha anche votato il parere di capito. No, io non ho avuto risposta, scusa, non ho avuto bilancio così. Jacopo, Guido giustamente chiedeva rispetto a quello che la possibilità di qualcosa subito. Sì, sì, come hai capito, non per riprendere il discorso, mi sembra sia emersa anche da Luciano, cioè siamo pronti. Già un mese vuol dire, sì, noi possiamo anche, cioè noi, tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto possono andare avanti, ma se secondo me, almeno questo è il mio parere, e ti chiedo se è possibile individuarlo da parte tua dell'amministrazione, uno spazio che riguarda questo discorso dal quale partire. Lo facciamo. Perché vuol dire iniziare a vederci, cioè, non ho una non ci vediamo tra un mese, cara. Non ho una cosa pratica immediata, mai capito, possiamo, no io ho capito perfettamente già gli spazi e guardarsi attorno, per esempio avere un po' di conoscenza, perché non vuol dire partiamo su un altro spazio rispetto a, però vuol dire ad esempio quello mi sembra un ambito già possibile, ma magari ve ne sono altri. Dobbiamo però partire sicuramente facendolo a livello di giunta, cioè nel senso che a livello, allora tu mi chiedevi chi se ne occupa eccetera, se ne occupa l'ufficio patrimonio, che quando siamo arrivati era vuoto, ok? Cioè c'erano due persone, una era in pensione e uno non so, non ho capito, e che noi adesso abbiamo ricostituito, non senza fatica, perché abbiamo tolto gente da altri settori che era importantissimo, e quindi abbiamo, avete visto la riduzione degli orari di biblioteca e anagrafe, a causa del fatto che però per esempio il patrimonio bisogna che funzioni, ma per questo motivo qua, perché se non c'è nessuno, gli spazi li lasciamo là. Allora, e quindi è un'operazione non indolore, ma l'abbiamo fatta. Adesso lì loro stanno lavorando e stanno riprendendo in mano le pratiche che partono dal 2005, ma dall'accatastamento dell'appartamento finito nel 2005 fino addirittura a contratti dove
per fare un esempio di come siamo messi, i contratti in cui un privato acquistava dal comune, non so, 10 metri di terra, quindi dice pago io, faccio io, pago il rogito notarile, dammi 10 metri di terra, ti do 500 euro, e i contratti non sono mai stati firmati, uh-huh, e sono ancora fermi dal 2007-2006. Quindi siamo partiti da qua, quindi siamo molto indietro. Poi c'è il settore, per fortuna, dei tecnologici, con l'ingegner Russo, che è una persona estremamente operativa, estremamente affidabile, veramente bravissimo, anche quello di patrimonio, che sono partiti da zero, cioè questo è il mai una preferenza, ecco, va bene, no? Fissardi. Il quale sta facendo adesso tutta la mappatura, hanno appena finito gli impianti sportivi, hanno finito le scuole, hanno finito gli impianti sportivi, stanno facendo la mappatura di altri nostri immobili, dove lui è in grado, essendo un ingegnere, di dirci qua c'è da rifare il muro, qui c'è da fare questo, mancano gli impianti, circa 100.000 euro, circa 20.000, circa, insomma, sapere se un edificio è agibile o no. Oggi però, mi permetto di puntualizzare Gino, oggi di agibile non c'è più niente, con le ultime normative purtroppo è uscito dall'agilità tutto, che è, purtroppo, lo dico purtroppo perché è quello che ci sta tagliando le gambe di tutto. La Gabelli, per aprire la palestra, anziché i 200.000 euro che ci volevano fino a 6 mesi fa, ora ce ne vogliono 450.000, perché ci sono nuove normative antisismiche che è un incubo, perché tu, cioè, metti da parte i soldi, quando sei pronto a partire hanno alzato la sticella di fare una cosa in più. E insomma, ma questo vabbè, non mi interessa. E quindi insomma partiamo da no, nel senso che vabbè, è una cosa che non fa dormire me, e quindi partiamo da questo. Rivediamoci, dai, anche a breve se vuoi, metto insieme adesso un gruppetto di persone, mi dite con chi mi sento, con te, mi sento con Lorenzo, con ultimi due interventi, Labros, Nico, e poi mi stiamo contorno. Allora, non ti mi ricordo, Allora devi prepostare. Allora, un po' perché il mio paio, un po' per mestiere, io mi occupo di cultura. Quello che volevo dire al sindaco è che è vero, oggi la normativa è cambiata, ma vediamo anche il lato positivo, il lato bello di questa roba qua. Per esempio, solo con l'introduzione dell'81 è cambiato il mondo sugli spazi, sulla gestione degli spazi, eccetera, eccetera. Però voglio dire, questo succede non solo per noi, succede per tutta l'Europa, perché tutto sommato, se andiamo a vedere questa normativa che è calata in noi, è la stessa, ci stiamo noi adeguando a quella europea. Però questo, secondo me, deve corrispondere, Jacopo, anche un rigore dal punto di vista gestionale della cosa, cioè, e lì secondo me sta la cosa positiva. Cioè, se un'amministrazione come gestisse con lo stesso rigore e precisione, così come è stata scritta quella normativa per quella cosa, eccetera, poi alla fine non sono nate per non fare, sono nate per fare bene. Questo da mia personale esperienza, perché ogni volta che si è cambiata la normativa abbiamo sempre gridato, cioè disastro. Invece poi abbiamo visto con il tempo che forse era giusto, era meglio, eccetera, eccetera. Siamo risparmiati delle morti sul lavoro, lì dove sono state applicate le cose, eccetera. Allora, io dico questo, si può fare, questo non è un impedimento, lo dico anche alla Casa Beni Comuni che abbiamo discusso tante volte, eccetera. Però qui, su questa richiesta che c'è, volevo spendere una parola, è che di queste robe si è parlato, cioè qui c'è la consapevolezza rispetto a questo spazio, rispetto alla gestione, rispetto a come dovrà essere, eccetera, eccetera. Cioè non è un gruppetto che allegramente si è riunito per fare una proposta e così, e poi non si sa cosa andrà a fare. Questo per spendere una moneta in più a favore di questa proposta, perché siccome faccio parte della Casa Beni Comuni e qui abbiamo speso più di una serata in discussione, ecco, volevo dare questo contributo. E poi volevo dire,
anche dal tipo di vista gestionale, Jacopo, noi non dobbiamo inventarci nulla, andiamo a vedere per esempio cosa fanno in Francia, cosa fanno in Germania, cosa si fa in Italia, dove in Italia però ha funzionato meglio, andiamo a vedere, non so, l'esempio pugliese, andiamo a vedere altri esempi, abbiamo anche, se volete, anche in Lombardia, che scopriremo delle cose strabbe, perché lì c'è un privato che è una banca, cioè che è una fondazione bancaria che si occupa di cultura più del pubblico. Cioè, ci sono delle cose, ci sono delle vie. Come possiamo anche noi qua indicarle queste vie, secondo me? E perché no? Io sono convinto che in questa città ci sono tutte le energie, ci sono tutte le competenze per essere qualcosa a livello nazionale è degno di essere citato. E faccio un esempio, sarò autoreferenziale. In questa città è nata l'idea delle residenze teatrali in maniera concreta, sta passando adesso tra la conferenza Stato-Regioni un documento che è nato qua, una stradina più qua dietro, ed è nato nella nostra città e diventerà il documento che stabilisce per tutta la nazione come devono essere le residenze teatrali. Io sono orgoglioso che è nata a Belluno. Questa città ne ha delle potenzialità. Basta, spendevo questa parola a favore di te. Gli ultimi sprazzi di voce di Labro. Nico, Lorenzo e poi chiudiamo perché poi comincia a settarvi. No, dico che roba mai più, vediamo. Allora, volevo un attimo fare il punto, perché poi il problema di queste assemblee poi sono sempre quelle che ovviamente nella complessità del dibattito poi si perdono anche le questioni. Allora riassumo, e magari se sbaglio a riassumere, però ovviamente correggetemi. Primo dato importante che non era scontato, c'è la disponibilità del sindaco di prendere in mano questa questione seriamente e ha anche colto il fatto che c'è serietà attorno a questo progetto, e questo è importante. Secondo punto, Jacopo, mi pare che tu hai detto che da qui a fine febbraio ti impegnerai a parlarne rispetto alla tua amministrazione, ovviamente, perché non è che sei un uomo solo al comando, e quindi voglio dire, c'è questo primo step temporale. Allora, mi sembra di capire, correggimi se sbaglio, che verso metà marzo, seconda parte del mese di marzo, c'è la tua disponibilità di rincontrarci con al tuo fianco dei tecnici con cui cominciare a ragionare su che disponibilità di spazi ci sono in questo territorio. Allora, per quanto ci riguarda, secondo me la prima questione da fare è cominciare a tessere e allargare la rete attorno a questo progetto, quindi vi invito di nuovo a chi non l'avesse fatto di lasciarci un recapito, e noi comunque a breve, noi ci troviamo tutte le settimane, quindi già vi invitiamo la prossima settimana a esserci, adesso definiremo l'assemblea già la prossima settimana, comunque a seguire questo percorso e, come dire, a ritrovarci comunque tutti insieme per la seconda metà di marzo, e cominciamo a discutere con l'amministrazione, tra virgolette, dentro il tavolo tecnico, non so come definirlo, Jacopo, per semplificare questa questione, e così capiamo che tipo di spazi ci sono a disposizione e quale tipo di impegno poi ha sia per l'amministrazione sia per noi, perché io su questo ne abbiamo discusso ampiamente, insomma i nostri due paletti su cui teniamo duro è l'autorecupero dello spazio e ovviamente anche l'autosostenibilità. Queste sono due questioni. Sono due paletti su cui punto tanto anch'io. Esatto. Per cui no. E quindi su questo voglio dire c'è una convergenza, e anche per testimoniare il fatto che non siamo qui a chiederti la luna, ma siamo qui a chiederti qualcosa che se c'è la volontà politica si può fare. Posso dire solo una piccola cosa? Il discorso dei privati, siccome voi avete preparato il progetto, ne so fino a un certo punto, però non so, mi viene da dire, facciamo sapere bene alla città che c'è questa esigenza, magari c'è qualche privato che ha uno spazio interessante che dice... C'è un vecchio Ricci con un sacco di soldi. No, ma faccio per dire, che non mi sembra sbagliato, nel senso che forse quando si fa una conferenza stampa o quello che è,
vedete voi, visto che la cosa è stata comunicata molto bene in questa riunione, però mi sembra che quello di dire alla città, perché appunto magari c'è qualcuno che ha uno spazio enorme, non lo sta affittando e dice ma va, tenetelo, cioè faccio per dire, però se non glielo chiedi neanche non ci pensa, per cui sarebbe forse anche da pensare a questo, Nico, cioè così. Davide? Parlo da giovane, uno dei più giovani interessato anche alle problematiche. Allora, la mia è una domanda un po' giuridico tecnica, un po' personale. Praticamente mi pare di aver capito che i problemi che si contrappongono a questa soluzione sono uno giuridico, cioè nel senso più dal punto di vista delle pratiche, che è complicato. L'altro si concentra sul fatto che sono tante le richieste, ma pochi di fatto che possono essere usufruibili, no? Però la mia domanda sta nel fatto che praticamente sono molte le richieste, però io personalmente in questo spazio vedo molte persone con molto potenziale che si offrono a offrire il proprio servizio, anche gratuitamente, il proprio tempo, che comunque è equiparabile al denaro, comunque è una risorsa. E quello che volevo chiedere è praticamente se lei può effettivamente fare la differenza tra una proposta fatta da questo spazio e un altro, nel senso se c'è una differenza tra questa proposta o quella di un circolo di bozze, non so se sono concreto. È coraggio, quello di che modo diverso è il coraggio. Allora, scusa Jacopo, Renzo, così poi parla, no? Renzo, dopo volevo dire una roba, ma chiudiamo anche. Questa cosa della domanda è il cuore della questione. Davide, secondo me, è centrato più di tanti di noi. Allora, certo che c'è differenza. Il mondo dal proprio angolo di visuale, grazie al quale ovviamente svolge un'attività e vede il proprio angolo visuale importante, ok? Ed è un tassello per la società. Ne abbiamo tantissime persone, credetemi, ce ne sono di incredibili, io ne ho scoperte di incredibili, che non immaginavo che esistessero, però alla fine è meno male che ci sono, perché fanno delle cose, io non lo sapevo proprio, cioè ci sono delle cose che non immaginavo. Detto questo invece è un tipo di proposta che è un po' diverso, perché mentre l'altro tipo di proposta è quella di un'associazione che quindi ha un angolo di visuale, e cioè la sua apertura verso la comunità è riferita a quell'angolo di visuale, questo ovviamente è un progetto che mi sembra un po' differente, almeno io l'ho colto così, e cioè che ha nel suo DNA direttamente la comunità, quindi non un angolo di visuale. Allora, all'interno di questo tipo di ragionamento è evidente che c'è un'attenzione particolare. Poi ovviamente il comune non può, come si può dire, decidere, fa tutto lui e degli altri chi se ne frega e chiudiamo baracca e burattini. Ovviamente noi dobbiamo anche cercare di mantenere un equilibrio tale per cui riusciamo a valorizzare dei progetti innovativi, sperimentali, eccetera, e contestualmente ci preoccupiamo anche degli altri, perché anche gli altri hanno bisogno. Quindi è ovvio che noi componiamo, non solo, nel frattempo ci occupiamo anche dei servizi che eroga il comune, per dire lo spazio giovani, ecco perché ti dico rivalutiamo tutto, però c'è, cioè, servizi che vengono erogati, appaltati o che non siano appaltati o quello che vuoi, altri tipi di, ecco, quindi c'è un universo che dobbiamo riuscire a far incastrare, e ci sono cose più importanti, meno importanti, però all'interno di questo ovviamente dobbiamo riuscire a comporre un equilibrio complessivo. Questo spesso richiede tempo, ecco perché spesso il tempo è più lungo di quello che sembra, perché si cerca di trovare una composizione e porta via tanto, insomma, ecco, dal punto di vista della... un'ultima cosa, c'era una domanda prima, adesso non l'ho segnata stupidamente perché mi sono distratto poi su quest'ultima, qualcuno che accennava sulle formule con cui si può, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io la faccio molto semplice, non entro nel merito, non critico, non dico che cosa penso io. È ovvio che la legislazione attuale, cioè l'impianto normativo attuale, andava nella direzione che diceva appaltate all'esterno tutto a soggetti privati. Punto. Ok? Quindi questo è oggi il tipo di impianto normativo generale ed è quello che ci sta creando un
una caterva di problemi in casa di riposo, dove noi oggi per riuscire a tenere aperto dovremmo teoricamente appaltare tutto all'esterno, e stiamo facendo i salti mortali per inventarci interpretazioni per cui riusciamo a tenere all'interno. Quindi questo è il tipo di, scusate io parlo perché non mi ricordo chi l'aveva chiesto, però questo è l'impianto normativo. L'impianto normativo non tiene conto delle realtà locali, dei progetti dell'amministrazione, dei progetti che la cittadinanza può avere e che propone all'amministrazione, si cerca di trovare le soluzioni per ovviare a questo, sapendo che il percorso è ostacoli perché adesso veramente è tutto spinto verso quello. Poi non lo so, domani cambia il governo, cambia la normativa, può essere, non ne ho idea, però il dovere è quello di partire sempre dal quadro di riferimento, perché se aspettiamo che un domani cambiano le normative e migliorino, buonanotte, partiamo da questo. Quindi alla luce del quadro di riferimento, facciamo un attimo quello che posso fare a riempino, ma basta, anche a riempino dato tre volte. Ma sai che parli? Lui pulisce la pipa. Va bene, grazie.